Non è detto che un ex uomo, quindi ad esempio Valentina, sia comunque più forte e quindi avvantaggiata rispetto a una donna. Il vantaggio che aveva Valentina viene eliminato facendo una terapia ormonale che la rende equiparabile alle prestazioni di una donna. Adesso, se vogliamo poi parlare di come Valentina si è sviluppata grazie al testosterone, io posso dire tranquillamente che ci sono donne molto più alte di me, molto più possenti di me, che sono donne. Valentina non è che vince sempre. Purtroppo. Complessivamente ho vinto 30 titoli italiani, di cui 12 quando ero maschio. Ho 5 record italiani su 6 della velocità. Mi mancano solo i 100 metri, spero di farlo a breve. Recentemente ho vinto il Grand Prix Paralimpico di Parigi, abbassando ancora ulteriormente il mio record sui 400 metri, portandolo al 58-78. Queste federazioni stanno di fatto tornando indietro. Il CIO dice: esiste sport e sport. Esistono gli sport di lotta dove già esistono parametri fisici, quindi il peso, non solo il genere. Nell'atletica non ci sono parametri fisici, nel nuoto non ci sono parametri fisici, ci sono solo parametri riguardanti il genere. Bisogna rispettare con questi livelli di testosterone. Poi, premesso che un uomo e una donna comunque sono diversi, non è comunque detto che un ex uomo sia comunque avvantaggiato rispetto a una donna. Bisogna vedere caso per caso, analizzare caso per caso. E io faccio i complimenti ancora una volta al mondo paralimpico, all'International Paralympic Committee, corrispettivo del CIO nel mondo paralimpico, il quale applica proprio questo. Quindi il mio caso, il caso Valentina Petrillo, è stato analizzato da un'equipe di persone. Valentina Petrillo non si inventa né sportiva, ma non si inventa neanche transgender. Valentina Petrillo segue un protocollo medico alla luce del giorno. Io sono controllata in maniera continua, ma questo perché io faccio una terapia ormonale. Valentina Petrillo ha una certificazione di disforia di genere, quindi Valentina non è che un giorno si sveglia e dice: bene, oggi faccio la trans perché voglio vincere facile. L'eventuale vantaggio viene eliminato facendo una terapia ormonale, ok? Quindi Valentina, al pari di un'altra, stessa struttura fisica, può avere il vantaggio solo se avesse un testosterone, che è quello che ti dà l'energia, la forza, la potenza maggiore rispetto a un'altra persona. Ci sono donne che comunque hanno l'iperandrogenismo e che quindi praticamente sono più forti nel mondo dello sport di elite, ce ne sono tantissime, però lì nessuno le controlla, a meno che non arrivi a certi livelli, come è successo poi alla Caster Semenya. Il CIO dice: non possiamo più basarci sul genere, maschile o femminile, è il testosterone, puoi essere anche donna, ma se tu hai un testosterone che va oltre 5 o 10 nanomoli, tu lo devi abbassare se vuoi continuare a gareggiare con le donne. Secondo me questa è la strada. Parametri fisici non possono essere una discriminante, se no faremo una categoria per quelli di colore. Sappiamo che le persone di colore hanno una predisposizione genetica di un certo tipo, non possiamo fare una categoria solo per loro. Ad esempio, Michael Phelps è noto che ci avesse una capacità toracica fuori dal normale. Non è che potevamo fare una categoria solo per Michael Phelps perché aveva questa capacità toracica. Io dico che se facciamo parametri fisici, forse io finirei in un'altra categoria, ma insieme con me tante donne, biologicamente donne. Abominevole, per l'amor del cielo, che non succeda una cosa del genere. Per me sarebbe ghettizzante, discriminante. Di che numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di pochi casi al mondo, in vari sport. Facciamo un'Olimpiade per noi, siamo 6 di noi e vinciamo tutto noi. Verrebbe meno proprio il principio dello sport, della competizione. Quindi il grosso problema sta nella testa della gente a pensare che comunque un uomo o un ex uomo come me sia comunque più forte. Il CIO nel 2015, quando aprì alle persone transgender, ci fu uno scandalo, perché lo disse: adesso ci sarà l'invasione dei maschi che andranno a gareggiare con le donne. E quanti ce ne sono stati? C'è stata una sola persona, due, alle Olimpiadi, Lorraine Hubbard e la canadese. Due persone, Lorraine Hubbard, che ha fatto tanta polemica, non si è qualificata neanche per la finale.
alle Olimpiadi. Hanno detto tutti, vincerà, lei vincerà, non ha vinto niente. Quindi io questa invasione non l'ho vista e secondo me è tutto qui nella testa, siamo noi abituati a pensare che un uomo comunque, l'uomo comunque deve fare certe cose, deve fare certi sport, l'uomo certi non fa alcuni sport, l'uomo deve vestire di blu, c'è il fiocco azzurro, guai se si veste di rosa, sono tutte cose nella testa. Accetterò la decisione, anche se comunque non la ritengo giusta. Spero che invece le cose vadano avanti in una maniera più libera, più inclusiva, perché comunque il fondamento dello sport è proprio questo.